Buongiorno e buona domenica. Parlo quasi sottovoce perché sono al bar nella veranda del Coals Bar, uno dei miei rifugi paesani. Il cielo è grigio e bigio, tanta nebbia. Prometteva un bel sole, cioè c'è il sole, cioè è mai filtrato da questa bambagia lattiginosa, umida, fastidiosa. Stamattina mi sono protetta il collo e appena l'accenno di spalle con la mia bandanina in filato mungo di Rosa Pomar Retrosaria. Ho mai capito qual è bisogna di per primo o secondo o perché tutto insieme o manco un po'. Comunque, quello è un filato composto da fibre riciclate in cotone e lana e fibre no da capi usati, ma un riciclo di fatto e non venduto, dall'invenduto, poche parole. Bello, bello, bellone. Abbiamo spesso parlato ultimamente con una delle mie allieve proprio di questo fatto, di quanto possa essere non gradevole purtroppo e inefficace anche nel realizzare capi di varia natura. Alcuni dei filati composti da fibre riciclate in commercio, filati commercio, composti da fibre riciclate, vabbè, comunque dal modem oggi non fateci caso, come al solito più o meno. Ecco, invece il mungo è un filato di carattere, quello che invece riscontriamo purtroppo, mi ci metto, salvo eccezioni, che poi ne parleremo, insomma, di queste eccezioni. Però ecco, purtroppo i filati definiti così green, quindi giovannini, perché composti da fibre riciclate, fibre sì, ottenute dal riciclo di invenduto o anche proprio come si può dire, vabbè, poi ve lo dico, con parole mie in un altro momento, insomma, ecco, non ci piacciono molto, non ci piacciono nell'emissione del colore, non ci piacciono nella loro mano, non ci piacciono nella resa. E come mai? Ecco, ne parleremo. Anzi, se magari qualcuno di voi volesse indicare dei filati che gli sono piaciuti e perché, ecco, sarebbe una cosa che può aiutarci nella comprensione e nella ricerca anche. Che cosa ci aspettiamo dai filati che acquistiamo e conoscendo questo tipo di origine? Ecco, voi cosa vi aspettate? Io mi aspetto della meraviglia, sempre comunque, insomma. Ecco, e non dei filati che mi rendano, ad esempio, già come vecchio il capo che ho realizzato, l'oggetto che ho realizzato. Ricordo che utilizzare maglia, ferri, maglie, eh sì, domani ve lo dico, ferri, uncinetti, ammenicoli vari attrezzi dedicati al mondo della fibre art, dell'artigianato filoso. Ecco, mi sono persa, che vi stavo a dire? Vabbè, comunque. Ecco sì, non si realizzano solo capi d'abbigliamento, ecco, fare la maglia non vuol dire fare solo capi d'abbigliamento, così come l'uncinetto non vuol dire fare solo centrini, che io amo, amo e anzi c'è proprio un rinnovato amore per per queste tovagliette, per queste sottotazze, per questi sottobicchieri, per tutto ciò che non mi fa sbattere. Ecco, io una cosa che non sopporto è il rumore della tazza a contatto con i piani d'appoggio o dei bicchieri. E poi mi piace guardarli. Ecco, come dire, cosa te ne fai di tanti fiori che poi li devi annaffiarli, li devi curare? Mi fanno stare bene, intanto contribuiscono a creare dei microclimi. Ecco, non farci bagnare le piante è una delle cose più cretine che ci possa essere, perché le piante ci danno ossigeno o no? Le piante contribuiscono a creare umidità. Com'è che nascono le nuvole? Com'è che abbiamo l'aria? Chi ci pulisce l'aria? Ecco,
E l'acqua, se io la faccio uscire dal rubinetto, dove va? Va negli scarichi. Dove va? Nel mare. L'acqua del mare cosa fa? Diventa nuvole, quindi non esiste in realtà un vero e proprio spreco. Se noi permettiamo ai terreni di disidratarsi perché non ce ne occupiamo nei momenti di secca, ecco, facciamo una cosa furba, anche no, ma ne potremmo parlare. Avevo letto tempo fa un libro che mi è sparito, purtroppo, che ho prestato anche all'amica giornalista. Allora, vieni qua, biondina. Vieni qua, vieni qua. La menù è partita, va bene, poi ne parleremo poi. Ora vi saluto, sono arrivati degli altri avventori. Continuo con continuo a completare il set di Camilla. Andrò a disfare questa formella campione, dove vedete, credo e spero, poi vi farò un'altra foto ricordo di questa 3 giorni di ponza, sì, di ponza. Poi adesso dico ventottenne, poi arrivo a Procida, ok. È stata veramente una fonte di tante riflessioni, di begli incontri, opportunità di begli incontri, star bene, godermi un bel periodo lontano da casa, che dove io sto bene, per carità. Però intanto staccare dalla consuetudine ci arricchisce. Allora, questa è la seconda formella campione, la prima era un obbrobrio. Questo è il motivo che ho estratto dalla visione, dall'aver fotografato la tovaglietta che copriva il tavolino che sorreggeva, sul quale era posato il diario delle visite, al castello di Davalos a Procida. Bene, come ricordo, ho voluto confezionare queste 4 tovagliette, quindi non ho riprodotto interamente la tovaglietta, ma ne ho composto 3 tovagliette, 3 pezzi quadrati, assemblando 4 di questi pezzi. Vi sto preparando il racconto tutorial. Non ho cercato di fare la cosa più bella e bellissima possibile col cotone che ho acquistato dalla signora Donatella, sempre a Procida in via Vittorio Emanuele. No. Ho voluto ricreare un ricordo, confezionando qualcosa che mi piacesse, che fosse utile a Camilla e che corrispondesse anche al suo gusto. Allora, qui vediamo un errore, quindi un particolare non proprio carino, ma siamo contro luce, ve lo farò vedere poi da casa di nuovo con la luce migliore. Non lo disfo qua perché sono contro luce e non riesco a riprendere in modo efficace sto disastro. No, non è un disastro, però ecco, aiuta a capire quando vogliamo procedere autonomamente, non abbiamo spiegazioni, non abbiamo pattern, non abbiamo schemi. Ecco, quali sono le riflessioni che dobbiamo affrontare in qualche modo, sulle quali, con le quali arrivare al risultato, e quindi come me la gestisco da me questa cosa, quindi come ripropongo, come ricreo un particolare che ho estrapolato grazie alla fotografia, come, ecco, come fare al meglio. Va bene, poi ci siamo, poi ve lo dico, ora la pianto qua perché sto ragionando. Sento profumi meravigliosi in questo posto, stanno panificando, stanno pizzettando, e quindi è proprio un buono buono buono, e scappo perché sennò mi intrattengo e voglio assaggiare tutto oggi, basta, no, glutine, no, scappo, scappo, devo andare a comprarmi 2 cipolle. Buona giornata.